Qual è la tua più grande paura? Prendi carta e penna e scrivilo su di un foglio. La mia più grande paura è non riuscire a mettere da parte i soldi per la pensione, ad esempio. Benissimo, vai un po' più a fondo. La domanda successiva è: che cosa di questo mi fa effettivamente più paura? E allora potresti cominciare a dire: mi fa veramente in realtà più paura di non potermi curare, di non aver nessuno al mio fianco. Hai fatto un pezzettino in avanti. Ma di questo cosa ti fa veramente più paura? Magari il morire da solo. Ok, hai fatto un altro pezzettino e così via. E riesci a capire effettivamente che cos'è che ti fa paura. Non per preoccuparti oggi di quello che forse non succederà mai, ma per cominciare oggi a crearti una scala di valori, di priorità. Andando a setacciare le tue paure, capirai quali sono le cose più importanti per te nella tua vita oggi. E comincia a coltivarle oggi, a dargli oggi l'acqua a quella piantina. Se ad esempio scopri che hai bisogno di buone relazioni sociali, chiediti: cosa posso fare oggi per migliorare oggi le mie relazioni con gli altri? E prova a fare adesso anche quell'1% che fa la differenza. Perché, come diceva il grande Giorgio Nardone, la paura, se guardata in faccia, diventa coraggio. Ciao!